Grazie Presidente, anzi Vice Presidente. Questa mattina si è tenuto nel Municipio Decimo un consiglio straordinario proprio su questo tema ed era presente l'assessora Castiglione ed ero presente anche io. Il tema è seguito da questa amministrazione e quindi diciamo, non ci si accinge ad un'analisi della questione a ridosso della problematica, ma l'assessorato ha iniziato a valutare tutte le questioni in campo già da diversi mesi. Quello che sicuramente per noi è necessario fare, oltre per primo alla tutela di tutte le famiglie aventi diritto e anche quelle famiglie che sono in fragilità sociale, chiarire gli aspetti relativi alle strutture degli immobili dove queste famiglie adesso sono ospitate. Questo è in assoluto la prima questione da porre in atto. Per quanto riguarda nello specifico la mozione che ci accingiamo a votare, chiede in realtà delle cose che non sono allo stato attuali possibili da mettere in campo, in quanto sono in contrasto con la normativa nazionale. Cioè, i nuclei occupanti di case ERP, benché abbiano i requisiti, non possono essere inseriti in graduatoria ERP e questo lo dice la legge, non possiamo insomma derogare. Quindi per questo motivo non è proprio accoglibile la mozione. L'assegnazione, in modo da tenuto conto delle condizioni di vita e lavorative di quei nuclei familiari, renda prioritaria la riassegnazione di un appartamento di edilizia popolare a chi ne ha titolo, anche se occupanti, ma in possesso dei requisiti per accedere alle case popolari. Ecco, questo è il pezzo che diciamo è in contrasto con la normativa vigente. Per questo non è accoglibile, ma sul censimento l'amministrazione sta già lavorando, ci sono già dei numeri, quanto approfonditi è da capire, ma chiaramente l'amministrazione procederà anche in questo senso, nella tutela del diritto all'abitare dei nuclei interni che abitano queste case. Grazie.